andiamo all'IKEA. Vi giuro, non vedo l'ora perché l'IKEA è uno dei miei posti preferiti in questo mondo e devo comprare assolutamente un mobile da mettere qua dietro per sistemare the situation, perché fa schifo. Per farvi capire, questa è la situazione attuale con questi cassetti stracolmi di roba inutile e un tavolino stracolmo di roba inutile. E quindi volevo sistemare un po' la cosa, renderla un po' più organizzata, un pochettino più estetica, e ho trovato questa cassettiera che costa 120 euro, quindi... top. Effettivamente non so quanto reggerà, però fa niente. Comunque vi faccio un velocissimo fit check di tutto quello che ho messo oggi, perché oggi me la sento pink. Allora, questo maglioncino, che non mi ricordo minimamente il brand, però è veramente di un'ottima qualità. Ve lo scrivo da qualche parte qui, è un maglioncino stracomodo, stramorbido, ed è cashmere, lana e seta, quindi proprio questo indistruttibile. Cinturina di Stradivarius e pantaloni, questi qua sono di Pull & Bear e sono wide leg gigante con lo strappo, mi piacciono veramente un casino, sono i miei preferiti in assoluto. Dato che c'è da camminare, vado a mettere i miei bellissimi UGG distrutti, perché sono veramente una delle cose più comode di questo mondo. E per rimanere in tema pink, ovviamente borsetta rosa, lei è di amore, giuro che ci sta il mondo. Vi farei vedere cosa c'è qua dentro, ma vi giuro è stracolma di roba. Comunque, gioiellini, questi orecchini qua sono di Stradivarius, esattamente come sono le collanine, questa qua col fiocchettino, ragazzi, troppo carino. Quindi direi di partire e vi porto con me. Comunque, make up di oggi super mega iper basic, però mi piace l'aspirapolvere, ovviamente. Andiamo. Questa qui è la giacchetta che ho deciso di mettere oggi, molto molto comoda, un po' oversize, anche perché oggi si crepa di caldo e penso che l'abbandonerò in macchina. Sono in macchina che sto recuperando il mio moroso, che poi ovviamente guiderà lui in autostrada perché io ho paura dei camion. Prima tappa in assoluto, fare benzina, perché qua siamo già in riserva. Non ci arrivo all'IKEA con questa benzina. Scusate, ma possiamo parlare un secondo di questo mascara? FanFest di Benefit, meraviglia. Ed eccoci qua in autostrada, prontissimi per andare verso l'IKEA. Da casa mia sono circa 45-50 minuti, quindi è veramente stracomodo arrivarci. Ed eccoci arrivati nel posto, felice. Piedini. Vi giuro che ogni volta che metto piede all'IKEA sono la persona più felice di questo mondo. Per me è letteralmente il posto dei sogni. Non so come spiegarvelo, spero che succeda anche a voi questa cosa. Prima tappa, pranzo. Ho preso una bella cotoletta di pollo, il mio moroso, tutte le polpette possibili. Buon appetito. E poi siamo volati nella zona tipo tra virgolette showroom, si può chiamare così, non ne ho idea, e qua c'erano un sacco di mobili bellissimi, stanze meravigliose. Qui ad esempio eravamo in una cucina veramente meravigliosa, era perfetta, e io mi sono presa subito una di queste candele rosa, perché ovviamente era rosa, e qua un po' momento you're coming home with me. Poi io odio che tutte le cosine rosa carine, lenzuola, le fanno soltanto per i letti per i bambini, mamma mia. Ed ecco qui la meravigliosa cassettiera che io volevo un casino e di cui avevo effettivamente un bisogno stratosferico. Lasciamo fare all'uomo quello che deve fare, ovvero caricare tutti e due gli scatoloni stracolmi di pezzi di mobili sul carrellino, perché ovviamente pesavano una quintalata, raga, erano pesantissimi per pensare ad un mobiletto così piccolo. E poi giustamente tappa verso il negozietto di alimentari e c'erano tutti questi dolcetti buonissimi. Purtroppo io non mangio dolci, quindi buonissimi, boh, non ne ho idea. Voliamo subitissimo verso la macchina in direzione verso casa, e qua abbiamo caricato tutto quanto sulla mia macchinina minuscola. Per farci stare tutto è stata veramente un'impresa stratosferica, raga. Due uomini forzuti che caricano i mobili dell'IKEA. Ed eccoci qua, prontissimi per tornare a casa con i mobili giganti, bottigliette d'acqua e il devasto sulla mia macchinina. E buonasera. È una settimana dopo, assolutamente sì, stavo giusto editando il video che avete appena finito di vedere e mi sono appunto resa conto di non aver dato minimamente una conclusione decente, una conclusione effettiva a questo video. Quindi eccomi qua alle 11 di sera con effettivamente il mobile piazzato, ma da sistemare tutto quanto. E quindi sono qua per dirvi grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo la settimana prossima.